Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Proseguiamo con la nostra avventura. Dovremmo andare nello stage indicato dalla manina, ma siccome voglio completare tutto al 100%, andiamo negli altri stage e iniziamo la nostra prima missione. Il tranquillo villaggio Titan. È ora di fare razzia! Signor sì, capitano! Rachel, premi il bottone! Capitano, deruberemo ancora della gente innocente? In che senso? Scoprire un'isola del tesoro! Combattere contro un Kraken! Quando lo facciamo? Isola del tesoro? Kraken? Un Kraken! Ma stai scherzando? Un'isola del tesoro? E perché non un'isola di biscotti, effettivamente? Wow, questa fa ridere! No, non sto scherzando! Un vero pirata, Rachel! Signor sì, capitano! Non c'è tempo di giocare! Torna al lavoro! Rachel! La tua risposta? Signor sì, capitano! Ok. E io là sopra come ci salgo? Yeah, basta! Perché immagino che debba salire anche là. Ma hanno rapinato il villaggio? Tornate qui! Vabbè, adesso ci pensiamo noi. Ottimo lavoro! Prendete tutto quello che possiamo. Tutto quello che possiamo vendere. Signor sì, capitano! Rachel, segui me! Ma io poi là ci posso andare eventualmente oppure no? Vabbè, dai, fortuna che era un villaggio tranquillo, fammoli fuori. Chi va là? Salve, salve. Non era il caso di mettersi contro di me però, lo dico a priori. Grazie, sei molto gentile. Prego, figuratevi. Qua sembra che io non possa andare, quindi immagino che debba seguire Rachel e il capitano, no? Altri pirati, vabbè, questi li facciamo pure fuori di scioltezza. Sono abbastanza scassi. Stanno così, eliminiamoli. E si prosegue da questo lato? Questi nanerottoli fastidiosi! Staccate la corrente, ora! Capitano, è proprio necessario rinchiuderli? Potremmo farli fuori tutti? Non essere così crudele! Ok. Se li facciamo fuori... non possiamo tornare, vero? O hai solo sete di sangue? No, capitano! Apri! Piano! Rachel, ma una fucilata al capitano, no? Secondo me, questa piratessa si unirà alla squadra. Vabbè, fammo le cose easy, no? Fammo così, spostiamo questo e riapriamo la porta. Giusto? No. Devo rimettere la corrente là, quindi resettiamo un attimino la situazione. Devo assolutamente spostare questo di qua. Questo lo devo fare scendere. Ok. E sposto questo da quest'altro lato. Ok. Grazie, sei proprio gentile. Quelli sono scesi. Se io salgo ci sta qualcosa, sembra di sì. Ci sta un amuleto da raccogliere. Una collana. Che non ci fa equipaggiare, quindi immagino che sia più debole rispetto a quelle che già abbiamo equipaggiate. Quindi procediamo da quest'altro lato e là ci sta un boss. Per il momento mi sa che non lo affrontiamo il capitano. Ci può anche stare. Credo che sia un tantino più forte rispetto a questi pirati. O forse no. Papà! Bastardi! Ah, mi hai scocciato! Stai bene? Pozione per la guarigione, là, in magazzino! Ok, dobbiamo prenderla, mi sa, in qualche modo. Una pozione? Ti serve la pozione? Oh, ci risiamo. Cosa sei adesso? Un'infermiera? Io...
Non buttare via il tuo tempo. Cioè, è inutile che si arrabbia. Vabbè, se ne va. Lasciata così. Ci penso io alla pozione. Stai tranquilla. Sì, sì. Adesso te la prendo io la pozione. Devo trovare il modo di scendere, sembrerebbe. Vabbè, mi basta fare così, no? Nel senso, è abbastanza easy. Rompiamo tutto e prendiamo la pozione. Ok. Scusate il taglio, signori, ma ho ricevuto una chiamata. E allora, ecco qua la tua pozione. A posto? Grazie! Prego, figurati. Se puoi, per favore, salva il mio bambino. Ok. Sarà fatto. Perlomeno ci proveremo. Ci ha sbloccato un'ulteriore missione. Vedete, sono infognatissime anche se missioni secondarie. Proseguiamo perché voglio vedere che cosa succede se riusciamo a liberare sto bambino, se riusciamo a prendere Rachel e portarla dalla nostra parte, o qualsiasi altra cosa. Iniziamo. Capitano! Ci sono invasori in avvicinamento! Siamo stati seguiti. Potrebbe essere un guaio. Che qualcuno vada a sbarazzarsi di loro. Sbarazzarsi? Cioè, ucciderli? Sì, come ricompensa potrai pescare per prima nel bottino. Capitano, posso prendere i ragazzini? Oh, vado io, capitano! Capitano! Ma mi occuperò io di loro! Rachel? Non mi aspettavo che ti offrissi! Ok, hai una possibilità, vai! Signor sì! Probabilmente sta cercando di salvare i ragazzini, no? E quindi... Papà! Vabbè, mi sa che dobbiamo fare fuori Rachel. Che sta a fare? Se li spavento, magari li faccio scappare. Rachel, tu! Vattene, prima di farti male! Ma... mi serve la bomba, sì? Come ha fatto quella a passare? Non lo so, vabbè. Rachel! Non ti farò passare! Mi scusi, ma... posso anche fare così. No, ho sbagliato. Ok. Fammo reset. Allora. Devo sicuramente spostare questo. Ok, non credo di averla capita, perché questo lo metto qua. E poi non posso fare nient'altro. Non riesco a spostare neanche questo. Scusa, se questo lo posso spostare dall'altro lato, sì. Ok. E poi? Che altro posso fare? Perché da qua non posso passare. Ah, forse sì, ok. Cosa? Come hai fatto da... non mi cliccava, scusate. Non farmelo ripetere, vattene! Ultimo avviso! Ok, e io sposto questo. Possiamo passare adesso, è stato più easy del previsto, pensavo di dover fare qualcos'altro onestamente. Cioè non avevo capito minimamente che dovevo in qualche modo parlare con lei, non mi faceva parlare. Salve? Che fa, si nasconde? Ah! Ci ha messo in trappola! È stata furbissima! Scusa, sono qui. Queste casse sono piene di esplosivo. Sai cosa significa? Se lo innesco, ti farai 1000 pezzi. Quindi, dimmi che te ne andrai. E ti lascerò andare. Dobbiamo salvare bambini, posso uscire per conto mio. Guardi, la nostra missione è salvare bambini. Oh, non sto scherzando. Lo innesco veramente. Pensi che stia bluffando? Allora ti faccio vedere. Ecco. Non dico balle. È davvero esplosivo. Dai, dimmi che te ne andrai. Devo salvare i bambini, e che cos'è? È la mia missione.
Non hai paura di morire? Oh, allora, che testa dura! Cosa fai? Devi uscire di lì! Adesso spingi! Mi scusi, come spingo? Come spingo? Non capisco! Fammi spingere! Ah, ok. Bene, ancora un pochino! Adesso spingi! Come? Così? Ok, ok. Salve Rachel, salve. Tu vuoi davvero morire? È proprio da stupidi, lo sai? Scusa. No, non hai fatto niente di male. In realtà sei eccezionale. Venire qui a rischiare la vita per salvare bambini. Anch'io volevo intraprendere delle avventure da pirata. Le cose che ho fatto con l'equipaggio, depredare villaggi e fare del male alla gente, questo vuol dire essere un pirata? Un pirata deve essere deciso, un pirata deve essere coraggioso, un pirata deve essere sincero. Non lo so, signori, non lo so. Sincero, deciso, coraggioso. Coraggioso, dai. Un pirata deve essere coraggioso. Sì. Sì, è il pirata che volevo essere. Rubare e rapire non fanno per la Rosa Cremisi, ma aiutare i bambini sì. Sono la donna che diventerà re dei pirati. Presto, andiamo a salvare i bambini. Ma non le dice più regina dei pirati? Abbiamo un supporto, signori. Abbiamo un supporto. Spero che si unisca a noi. Abbiamo qualche altro puzzle da svolgere? Credo di dover mettere questo qua. Fare una cosa del genere. Ah no, aspetta. Ok. Ah, pure quel. Vabbè, però. Ma tu guarda. No, mi ha resettato questo. E lo devo mettere nel primo, mi sa. O forse nell'ultimo. No, nell'ultimo mi conviene. Lo metto qua. Perché questi comunque riesco a superarla come zona. Faccio così. Passo di qua. E poi ho tutto il tempo che voglio per andare da quest'altro lato. Ok, ok. Vabbè, questi li facciamo fuori prima di subito. Morti. E poi si procede da questo lato. Ottimo lavoro, ragazzi. Ora aspettiamo che Rachel si sbarazzi del cavaliere. E voliamo via da questo postaccio. Che fa? Gli spa... Oh! Come ha fatto a schivarlo? Ah, che fortuna, capitano! Rachel, ti spiace spiegare? Non hai osato tradirci, vero? Puntarmi una pistola. Ne ho abbastanza del vostro bullismo. Non è quello per cui ho firmato. Addirittura ha firmato. Liberate i bambini! Ah, se questo è quello che vuoi. Vai a dormire con i pesci! Oh, ci sfidiamo contro il capitano che già è morto. Vabbè, dai, però, così non si fa. Troppo easy. È solo il riscaldamento. Wow, la Rosa Cremisi ci ha salvato! Grazie, Rachel! Tutto bene? Sì, stiamo bene. Ma abbiamo fame. Già, andiamo a casa. Vi accompagnerò a casa. Bambini! Non siete venuti tutto bene, deve essere stato terribile. Stiamo tutti bene. Sì, questi tipi ci hanno salvato. Cosa? Aspetta, lei... Lei è quella che ha rapito i bambini. Sì, io... No, papà, lei è quella che ci ha salvato. Salvato? Grazie ancora. Da grande voglio essere un pirata come te. Come? Come me? Sì, è stata fantastica. Liberate i bambini. E andate a dormire con i pesci. Che ci sta. Rachel, Rachel. Come faccio a diventare un pirata come te? Pirata? Vuoi diventare un pirata? Ricorda. Sempre coraggiosi. Sì. Non me ne dimenticherò. Beh, almeno ha preso l'insegnamento. Salve Rachel!
un vero pirata, eh? Qualcun altro ha qualcosa da dirmi per caso? Grazie, no, ok. Io che devo fare? Procedo da questo lato? Ti lascio stare in pace? Sì, ok, devo semplicemente... Aspetta! Ma perché attraversa le rocce? Non ti ho ancora ringraziato! Ho viaggiato con Barba Grigia! Ma sento di aver appena iniziato la mia vera avventura. È tutto grazie a te, lo apprezzo. Hai detto di essere in viaggio, giusto? Sai cosa ho capito? Per diventare un vero pirata ti servono dei buoni amici. Viaggiare con te sarà uno spasso. Allora, cosa dici? Mi porti con te? Salta dentro, Rachel. Mi stai simpatica, devo dire. La Rosa Cremisi, signori, si aggiunge alla squadra. Ok, vabbè, l'eroe aspetta la locanda perché il gruppo è completo, ma noi otteniamo le ricompense della missione e procediamo, signori. Procediamo verso la prossima. In questo stage dovrebbero esserci dei bambini nascosti, quelli che giocavano a nascondino, no? Quindi li dobbiamo riacchiappare? Penso di sì. Ci sta un baule da ottenere e si conclude pure la mappa là. Come facciamo ad arrivare fino alla, scusate? Vabbè, intanto scendiamo, vediamo che cos'altro si può fare. Parlo con tutti, chiedi se hanno visto in giro un bambino. No, non li ho visti. Togliti il cappello? Ma che? Ah, che credi di essere? Stai cercando qualcosa? Tirati i capelli. Hai qualche problema? Niente. Dagli un pugno sulla guancia. Ma perché questa crudeltà? No, non li ho visti. Vabbè, che cosa c'è? Togli il cappello. Ma che? Perché dovrebbero esserci... Ma non mi dire che devo fare sta cosa con tutti. Oh mamma. Potrebbe essere un attimino problematico. Vedi? Lo sapevi? Sono un maestro del travestimento. Blue Titan Ranger. Ok. Quindi basta una singola volta. E dai. Almeno credo che basti una singola volta. Vabbè, non conosce dei ragazzini quando ce ne stava uno accanto. Ma lei? No? No? Ok. E allora saliamo su. Questi due, uno dei due sicuramente è un bambino. No? Mi sembra strano, sta zona solamente per parlare con sti due? Questo è un bambino, per forza. E invece no. Scusate, dove si sono nascosti sti bambini? Tu sei un bambino? Ah, ai... Ok, ho capito. Facciamo così. E mo che fai? Non male. Ti seguirò e raccoglierò informazioni sulla vostra base. E ne abbiamo recuperati due. Manca il terzo, signori. Manca l'ultimo bambino. È qua. Grande, mi hai trovato. Io sono Green Tita Ranger, maestro di spionaggio, però con te. È stato easy. Davvero? Ok, pensavo fosse più complicato, visto come era messa là sotto la situazione, dovevamo parlare con tutti, dare pugni e tirare capelli. Grazie per averli trovati! Andiamo, Forfantelli! No, dobbiamo proteggere il villaggio! A meno che qualcuno non voglia essere il Black Ranger e aiutare la gente, in quel caso non avremmo problemi ad andarcene. Sul serio? Sono Black Ranger trasformazione! Non posso credere che l'hai fatto sul serio. Guardati, qui c'è un buon vecchio Titan Ranger. Ma mi scusi se sono scappati di nuovo. Mi dispiace, grazie ancora. Ma sì, ma se li lascio andare così, poi io non glieli recupero più. E che cos'è? Vabbè, dai, questa è stata un attimino più veloce rispetto a quella di Rachel. Ok,
proseguiamo verso la nostra strada. Dobbiamo fare fuori tutti i mostri in questo stage. Proprio l'obiettivo della missione, vai fuori i mostri. Quindi senza pietà, signori, ammazziamo tutti. Apriamo la porta, proseguiamo. E qua ci sta addirittura quello che sembrerebbe essere un mini boss, un soldato invasore corazzato che, poverino, è morto male. E si prosegue. Altri mostri che moriranno malissimo. Non vedo l'ora di cambiare arma, perché questa qua davvero la possediamo da un po' troppo tempo, però ancora non ho trovato nulla di meglio. Dovrei fare qualche pull. Dovrei decisamente fare qualche pull. Però sto aspettando che esca qualcosa di più interessante. E vabbè, questi rompo che non si sa mai c'è qualcosa. Assolutamente nulla. Altri mostri. E inizia ad essere un tantino più lungo anche questo stage, sembrerebbe. Solitamente erano un paio di zone e poi non ci stava più nulla. Certo, riusciamo comunque in scioltezza a superarli. Non so se vi porterò ancora questi stage, cioè se non c'è una storia, probabilmente questo è l'ultimo che vi porto. Almeno i passaggi, signori, perché davvero sono inutili. Ammazziamo mostri e basta. Cioè, se non ci stava una storia dietro nei passaggi, mi sa che neanche ve li porto più. Giusto per accorciare un attimino i tempi. Se invece ci sta qualcosa, ve la porto, giustamente. Magari c'è un piccolo parlato, tipo questo stage, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo eliminato solamente mostri e siamo andati avanti. Non abbiamo ottenuto nulla, quindi è quasi anche inutile portarveli. Dal prossimo, probabilmente, non li vedrete più. Naturalmente le missioni secondarie invece sì, perché quelle hanno comunque una storia dietro, tipo quella di Rachel. Sono abbastanza carine. È un completamento della storia principale, a mio parere. E dal prossimo episodio, signori, proseguiamo con questo, anche perché non ho idea di quanto sia durato il video, fra la chiamata, fra tutte le missioni secondarie, insomma, quella di Rachel è durata pure un bel po'. E direi che ci possiamo anche fermare qua. Nel prossimo proseguiamo con la nostra avventura. E siamo arrivati al 46%, quindi penso che altri due episodi e completiamo anche il mondo 2. Magari ci dedichiamo solamente all'avventura nei prossimi due episodi. Perché no? Ci potrebbe anche stare. Va bene, dai, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina, così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che, come sempre, trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!